CiaoCinefusi.it, finalmente il 25 maggio uscirà nelle sale Top Gun Maverick. Dico finalmente perché comunque c'era un po' questa paura da parte di tutti che il film venisse distribuito direttamente nelle piattaforme come Amazon Prime e Netflix, visto che la Paramount ha agito così in precedenza con alcuni suoi lavori. E dico poi fortunatamente perché la distribuzione è stata travagliata vista la pandemia. Il primo capitolo di Top Gun era diretto da Tony Scott, che però purtroppo è venuto a mancare, e questa volta a dirigere il nuovo film di Top Gun ci pensa Joseph Kosinski, che io non ho mai amato particolarmente come regista. Non mi piacciono, per dirvi, Tron Legacy e Oblivion, però ero molto fiducioso prima di vedere Top Gun Maverick, perché comunque appena ho letto la trama ho subito pensato che il film potesse essere veramente al passo coi tempi. La trama è praticamente si svolge circa poco più di 30 anni dopo gli eventi del primo capitolo, e Maverick è capitano del vascello, ma fa una mossa che non va a genio a un ammiraglio interpretato da Ed Harris, e quindi Maverick rischia grosso, rischia di perdere tutto. Fortunatamente per lui, però, il suo amico, o se vogliamo dirla tutta, il suo ex nemico, sempre interpretato da Val Kilmer, lo aiuta e fa in modo che Maverick insegni agli allievi dell'Accademia. Però Maverick non vuole questo, Maverick vuole vivere l'avventura in prima persona. Però o insegna agli allievi, o se no se ne deve andare. Tra gli allievi ci sta Rooster, interpretato da Miles Teller, ancora una volta Miles Teller molto bravo, e lui è il figlio di Goose. Per chi non se lo ricordasse, Goose era il miglior amico di Maverick nel primo capitolo di Top Gun ed è morto però proprio tra le braccia di quest'ultimo. Rooster è proprio uguale a suo padre, al di là che c'ha il baffetto qui dentro, che ha proprio le espressioni, sono identiche, e devo dire infatti complimenti per la scelta. Però comunque questa cosa, il fatto che Maverick insegna al figlio di Goose appunto lì in accademia, porta un po' a delle tensioni tra i due, visto quello che è successo a Goose, no? Ma ad aumentare la tensione ci sta il fatto che comunque ci sono delle vicende interne tra di loro che non vi voglio svelare, e ad aumentare ulteriormente la tensione, perché comunque la tensione non è finita qui, ci sta il fatto che Maverick ha molto poco tempo per insegnare agli allievi e gli allievi hanno molto poco tempo per imparare, perché comunque devono fare una missione molto pericolosa e molto molto importante. E figuratevi, poi Maverick manco c'ha tutta sta voglia di insegnare, quindi insomma non sarà facile per nessuno. L'operazione di Top Gun Maverick mi ha ricordato due film, o almeno un film è un termine che viene utilizzato in un film. Mi ha ricordato il termine requel, che viene utilizzato in Scream 5, che è uno dei migliori capitoli della saga di Scream, che io amo, e amo quindi anche Scream 5. E requel sarebbe un mix tra reboot e sequel. Qui è più, per quanto riguarda Top Gun Maverick, un mix tra remake e sequel. Perché? Perché comunque l'inizio di Top Gun Maverick è quasi lo stesso inizio di Top Gun 1. Ci sono gli stessi loghi di produzione, per come compaiono, sono alla fine uguali. Poi anche le scritte sono le stesse. La musica è la stessa, poi qua c'è anche la musica di Hans Zimmer, la canzone di Lady Gaga, entrambe bellissime. Poi c'è sempre Maverick col suo giubbotto, con la sua moto, con i suoi occhialetti, che appunto se ne va in giro. Però Jacek Kosinski è molto bravo nell'inquadrarlo nei primi piani, perché comunque nei primi piani Tom Cruise mostra appunto le rughe che c'ha. E il film è proprio questo, appunto, il fatto che Maverick vuole tornare a sentirsi giovane, vuole essere ancora una volta avventuriero d'un tempo, però comunque il tempo scorre per tutti. E infatti è un film proprio sulla rinascita, ma anche un film sul lutto, perché comunque ci sta anche il lutto di mezzo, ed è per questo che mi ha ricordato per certi versi anche Creed. Io amo la saga di Rocky, compresa quindi anche la saga di Creed, i due film di Creed, e mi ha ricordato Creed perché comunque Rocky insegna al figlio di Apollo Creed come combattere, e i due comunque non si conoscevano fino a pochi giorni prima, alla fine, però hanno sempre avuto questo legame profondo implicito. È uguale, comunque, Maverick deve insegnare al figlio di Goose, appunto, e
E anche qui comunque fino a pochi giorni prima non si conoscevano, ma comunque il legame di fondo c'è sempre stato. Ma poi comunque mi ha ricordato Creed, perché comunque Rocky stesso deve affrontare dei lutti e Rocky stesso comunque vuole di fondo tornare a sentirsi vivo, o comunque non lo vuole ammettere, ma quando inizia ad allenare il figlio di Apollo Creed si sente di nuovo vivo, anche se comunque c'è una malattia che è di me, c'è una malattia di mezzo. Uguale Maverick, vuole tornare a sentirsi vivo, vuole tornare all'avventura, non gli sarà facile, ma comunque il fatto di insegnare a degli allievi lo aiuterà. E infatti non saranno soltanto gli allievi ad apprendere qualcosa, ma sarà anche lui ad apprendere qualcosa, appunto. Ed è per questo che mi ha ricordato anche l'Operazione di Creed. È un film che dalla prima metà in poi decolla, gli ultimi 30-40 minuti sono da sballo, il finale è veramente bello e c'è una scena che è veramente veramente stupenda, non vedo l'ora di rivedermela, di rivedermi il film, ma di rivedermi anche quella scena in particolar modo, che è una scena in cui dialogano Maverick e Iceman, o meglio, Maverick dialoga verbalmente, Iceman dialoga in maniera diversa. È una scena molto commovente, è molto divertente, è molto emotiva, ma racchiude proprio il senso del film, perché appunto a una certa Iceman dice appunto a Maverick, devi scrollarti di dosso il passato, devi andare avanti, e Maverick fa fatica appunto. Poi un'altra cosa che ho apprezzato del film sono proprio le scene action, che comunque hanno una CGI ridotta al minimo, ma poi sono ricche, cariche di tensione e c'è un pochino più di azione rispetto al primo film. Comunque il primo film si concentrava molto di più sulla love story. Anche qua c'è una love story, però qui Tom Cruise ce l'ha con Jennifer Connelly, che comunque anche questa volta qui è stata brava, anche se il suo personaggio non rimarrà impresso come quella del primo film, però comunque in questo caso si dà meno peso alla love story, ma si dà più peso al rapporto che c'è appunto tra il figlio di Goose e Maverick e alla vera e propria azione, che è un po' un'azione alla Mission Impossible, possiamo dire ancora un po'. E il cattivo, anche se i cattivi comunque già nel primo film non erano così predominanti, non li vedevamo neanche in faccia, qui comunque li vediamo a viso coperto, ma sono un pochino, sembrano più pericolosi. Maverick stesso rischia di più. Ora non vi voglio dire cosa succede naturalmente, però sono veramente ricche e cariche di tensione, e il finale infatti è veramente veramente quasi liberatorio, ma non nel senso che dice finalmente è finito, anzi dura più di 2 ore, io non li ho sentiti onestamente, ma perché comunque è veramente, cioè, ha molta tensione come film, è carico di tensione. E che altro dire? È un film che io personalmente ho apprezzato tantissimo, l'ho amato, e penso che i blockbuster comunque si debbano fare così, appunto, puntando sull'operazione di nostalgia, puntando su qualcosa di nuovo che sia appunto al passo coi tempi, come lo era appunto Creed, e di dare appunto la giusta emotività, ma anche il giusto ritmo, la giusta tensione appunto al nuovo lavoro che viene mostrato. Io spero che il film incassi più del dovuto e vi invito seriamente di andarlo a vedere, perché comunque ne vale veramente, veramente, veramente la pena. Quindi, insomma, come vi dicevo prima, io non ho mai amato particolarmente Joseph Kosinski come regista, ma questa volta chapeau, tanto di cappello, perché hai fatto un lavoro veramente ottimo. Se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale e ci rivediamo al prossimo video. Ciao cinefusi.it da parte di questo cappello Maverick e da parte di Jackie the Buck. Ciao!